2-0, finalmente non ho subito gol una volta tanto, 3 punti ci servono, obbligatori, non dobbiamo guardare la nostra strada e non perdere terreno, perché le altre sopra, davanti a noi, corrono, quindi 3 punti da conquistare, importanti, 2-0, finirà così, giocatevi la schedina e diventerete milionari. Spero per voi. Ciao ragazzi, stavolta l'ho giocata, ve lo dico io, giocate, guardate il gameplay, ecco qua, ecco, milionario, vedo 2000 euro, sì, magari, su 20 euro e 10, giocati 3, 2-0, ragazzi, Nostradamus, colpisce ancora, non so che dire, ormai sta diventando una routine questa, stavolta me la sono giocata, non ho voluto rischiare troppo perché ho detto, no dai, non posso mettere 5 euro, 10 euro, mettiamone 3 e poi vediamo, dai, mi intasco quei 20, mi pago la spesa. Nostradamus 2-0, no mica, non ci posso credere, non riesco ancora a crederci. Mi ha azzeccato di nuovo, incredibile, avessi giocato tutte le altre, risultato esatto. Comunque, tornando a noi, parlando seriamente della partita, allora, un Inter che nel primo tempo non mi è dispiaciuta, stavolta abbiamo giocato un primo tempo molto... molto intenso e veloce, insomma, con un carattere diverso dal solito. Abbiamo cercato di segnare già subito, difatti abbiamo segnato al 12esimo, mi sembra, con gol di El Toro, Lautaro Martinez, di testa. Con il momento in cui ha segnato, ha crossato Dalbert, ha detto, ma che cazzo crossi, basta cross. L'ha messa dentro Lautaro, in mezzo a due pilastri della difesa del Cagliari. E poi comunque abbiamo avuto varie occasioni, dei vari tiri, insomma, diciamo che ce la siamo giocata bene. Nel secondo tempo abbiamo rischiato un pochino, qualche errore di troppo. Il Cagliari comunque si è fatto valere, quello niente da dire, alla fine il Cagliari ha giocato la sua partita. Abbiamo a casa soltanto il gol, con João Pedro ci ha creato un po' di difficoltà da quando è entrato. Uno pari del Cagliari, per fortuna non valido. Un fallo di mano clamoroso, proprio palla a volo, proprio così. E De Sena che protesta, dopo il VAR protesta pure. De Sena, ma tu sei scemo. Dopo che ti guardano in TV lì, tu che sai che l'hai presa col braccio e protesti pure. Un po' si faceva pure espellere, tuo cretino. E per fortuna Politano, finalmente Politano, la mette dentro. Mi fa intascare qualche soldino e mi fa azzeccare un altro risultato per Nostradamus, ancora un gol 90esimo. E altra cosa, non trovo da aggiungere, un turnover praticamente, hanno giocato 6 giocatori che di solito non giocavano, tipo Dalbert titolare, Lautaro titolare non me l'aspettavo sinceramente, ma Politano, Candreva dice per sé hanno già giocato partite da titolari. Poi Gagliardini, che ha messo Gagliardini, Nainggolan, ah, Paul Cavallero, che da titolare un po' che non giocava. Ma guardando, ah già, Miranda anche con De Vrij, ho totalmente sbagliato la formazione perché non mi aspettavo un turnover così cambiato. Comunque si sono fatti valere, abbiamo rischiato un po' troppo, però siamo sempre stati vicino al gol, anche Candreva, mamma mia Candreva, quando sbagli sti gol, madonna, lì su 2-0 era pum, davanti al portiere è andato a sbagliare quest'altro. Candreva si impegna, non è che dico che non sia forte, cioè è un buon giocatore, però a volte magari dici, porca miseria, un cazzo lo fa sbagliare un gol del genere, eppure li sbagli. Politano, dici, ma perché Politano contro di noi segna sempre tiro da fuori e poi con noi non segna mai? Pum, e l'ha messo dentro. Al 90esimo, 2-0, Nostradamus ci azzecca. Nuovamente, dopo aver azzeccato Inter Parma 0-1, ho azzeccato Inter Tottenham 2-1, ho azzeccato Inter Fiorentina 2-1, ne ho azzeccato un'altra che adesso non mi ricordo. Cosa ho azzeccato ancora? Non mi ricordo. Comunque ho azzeccato talmente tante che... stavolta l'ho giocata, adesso me le gioco sempre. 3 euro, 20 euro. Oh. Fatta ragazzi. Allora, 2-0, sono felice, strafelice, perché comunque sono 20 euro, vabbè. Oh, le piccole gioie della vita, no? Uno dice, vabbè. Oltre a di fare la squadra, no? A quel punto speravo che non segnasse il terzo gol, perché... ah, De Sena, è stupido. Cazzo protesti. Ragazzi,
A presto allora, ci vediamo domani, dopodomani, prossimamente. Comunque poi ci sarà gameplay live pronostico con PSV Inter. Ragazzi, giocatevi le schedine perché è un buon momento per me questo. Ne sto azzeccando tutte. È incredibile, ragazzi, è incredibile. Forza Inter sempre, grande Politano. Dalbert, cosa commentare di Dalbert? Ma sei impegnato, dai, non si può dire che non possiamo lamentare. Sempre col Cagliari stiamo giocando, però. Comunque, abbiamo un po' sudato, ce la siamo un po' sudata. Una vittoria che sembra facile, ma in realtà ce la siamo un po' sudata. Però, tre punti sono arrivati, quello che volevamo, siamo lì lì. Abbiamo scavalcato la Lazio addirittura, che è andata a perdere contro la Roma, il derby, per fortuna per noi. Quindi, siamo in un buon momento, stiamo continuando alla grande. Ora, domani, da domani ci concentriamo per la partita contro il PSV Eindhoven, che è molto importante fare dei punti, almeno un punto. Non dico che dobbiamo stravincere, poi se si vince se mi fa sempre piacere, però almeno un punto a Eindhoven mi piacerebbe farlo, almeno un punto. Ragazzi, è già, e non chiedo troppo, non chiedo troppo. Forza Inter, buona domenica, Nostradamus, ci azzecca ancora. Ciao, al contrario. Ciao.